Ciao e bentornati in un nuovo video con me sul mio canale. Oggi vi porto un video che in realtà l'ho scoperto perché io sono ossessionata da questo video su YouTube. Penso di aver guardato tutti i video così su YouTube, cioè americani, tutti quanti li ho visti. Infatti vi farò vedere cosa c'è sul mio telefono, sul mio iPhone. Ora io ho l'iPhone 11 ed è quello normale con le due telecamere. Vi faccio vedere cosa c'ho sul telefono. Basta, adesso mi sposto così poi vi metto tutta la registrazione schermo qua e nulla, iniziamo. Allora, come schermata iniziale ho questa foto con Domino, che è una delle mie preferite, cioè mi piace un sacco e nulla, la amo. Poi nella prima schermata ho appunto questa foto in alto con Dominino, che è la prima foto che abbiamo fatto quando siamo arrivati nel nuovo maneggio, e nulla, mi piace un sacco anche questa. Poi sotto ho, nella parte più bassa, ho le app che uso di più, infatti c'è WhatsApp, Instagram, Netflix, che però dipende, lo uso solo tipo in aereo quando non ho il computer, e Spotify, che non ho l'account premium, però vabbè, non importa, molto trash tutto ciò, vabbè. Poi vabbè, ho telefono, che è appunto fondamentale, ho messaggi, FaceTime, poi ho il calendario che ho scoperto. In quest'ultimo anno, che facevo la quinta superiore, io all'inizio non lo usavo tanto, cioè devo ammettere che il calendario, boh, mettevo tipo due robe, così. Invece quest'anno l'ho usato tantissimo e vi giuro che vi cambia la vita, cioè io mettevo tutto, mettevo cosa dovevo fare con Domi, ho un sacco di cose nel calendario e vi giuro che vi cambia la vita. Cioè io adesso ho iniziato a mettere tutto con colori diversi, tutto strafico e mi piace un sacco, quindi ve la consiglio, cioè utilizzatela per segnarvi tutte le cose che fate, eccetera. Poi ho foto, vabbè, e vicino a foto, fotocamera. Orologio, note, anche note lo uso tantissimo, proprio tanto. La uso tantissimo e ve la consiglio, cioè se dovete scrivere qualcosa ve la consiglio. Poi email, che comunque è fondamentale. Mappe, anche se io ve lo giuro, ve lo dico qua e ve lo confermerà chiunque, sono negata a dare indicazioni stradali, non sono un buon navigatore, top. Poi ho Safari e poi Ride Up, che vabbè, voi dovete conoscerlo e se non lo conoscete scaricatevela perché vi cambia la vita, vedete i concorsi, i risultati, tutto. Poi ho questa foto qua con Domino, che è la warm up dell'ultimo concorso che abbiamo fatto insieme, che è stato il giorno 25, no, 23, 24 e 25 aprile, a Truccazzano, e questa era la warm up che era andata molto bene. Poi nella seconda schermata invece ho impostazioni, vicino ho l'applicazione per aprire il cancello del maneggio, cioè c'è un bottone, voi schiacciate e vi apre il cancello. Vicino ho appunto una foto con Gabri, poi ho salute e Clou, che è Clou, non so come si chiama, penso Clou, che è appunto l'applicazione del ciclo. Le utilizziamo un po' tutte, dai. E poi vabbè, meteo, che io utilizzo un sacco perché io sono fissata col meteo, devo sapere sempre com'è sto meteo, perché tutto dipende dal meteo, se c'è caldo, freddo, tutto. Però questo meteo alla fine non azzecca un cavolo, quindi boh, cioè, lo uso anche se non è che funzioni così tanto, però vabbè. Poi ho una cartella a scuola, che in realtà ho tolto un sacco di app che avevo appena fatta la maturità, ho eliminato un sacco di app, quindi in realtà, boh, adesso la tengo qua, ma la dovrò togliere. Polsor promemoria, che uso per, ad esempio, se ho delle cose tipo che mi scordo sicuro, tipo la mattina se devo prendere un treno presto così e devo prendere magari il caricatore, lo spazzolino, queste cose, lo uso perché almeno me lo ricorda. Ho l'applicazione per modificare le foto, Waze, che se non lo conoscete vi cambia la vita, è un navigatore che funziona da Dio, me l'ha consigliata Gabri, quindi bravo. E vi dice tutti gli autovelox e tutte queste cose qua. Facebook, che non uso così tanto. Ho l'applicazione della banca, però vabbè. Poi cibo, ho Just Eat, Glovo e Mac. Allora, il Mac lo uso per le offerte, Just Eat e Glovo, vabbè, ordino a casa, però io utilizzo più Just Eat. Non so, ditemi voi cosa utilizzate per ordinare a casa, io utilizzo più Just Eat. Poi ho TikTok, che vabbè, ho l'account, ma in realtà faccio un video ogni morte di papà. Poi ho una foto con Domino. E boh, questa foto è carina, mi piace un sacco, lui è bellissimo e mi piace. Poi ho cartella di YouTube, che ho, vabbè, le applicazioni che uso per editare così, ma in realtà edito molto dal computer. Poi ho questo gioco, che in realtà, dovete sapere, aspettate che ho un problema tecnico. Ok.
Dovete sapere che non è un gioco che ho scaricato io, ma l'ha scaricato Gabriele. Vi racconto la situazione: eravamo in macchina, lui non aveva il suo telefono, dovevamo fare aspettare una persona e quindi ha detto: Ludo, dammi il tuo telefono. E io, ok. E lui ha iniziato a scaricare i giochi sul mio telefono, ma io non uso giochi. Però ne ho appunto perché lui li ha scaricati. Nella terza schermata ho una cartella che in realtà non uso, infatti si chiama cartella perché non uso, quindi non ve le faccio vedere le app perché non so in realtà cosa sia. Produttività uguale. E poi vabbè, foto e video, in realtà ho delle applicazioni che vi faccio vedere così, ma non ha senso che ve ne parli. Social e altro uguale, tutte queste cartelle in realtà non mi servono a nulla. Viaggi, Moovit, che in realtà lo utilizzo qua a Milano se devo andare in posti che non conosco e mi dice i mezzi. Italo per il treno, ma in realtà non lo uso e basta. Libri, chi l'ha mai aperta questa cosa? Dati, mai. Duo Mobile, non so cosa sia, non me lo ricordo. Story Art era una cosa per fare le storie, l'ho utilizzato per un paio di storie, per farle un po' diverse. Boh, carina, ci sta. Messenger che non utilizzo, l'applicazione dell'Apple Watch che non utilizzo, conto alla rovescia dove tengo le date principali, quindi da quando sto con Domino, da quando sto con Gabri e basta, penso in realtà. Beh, lo utilizzo se ho dei countdown specifici, quindi adesso magari per Fiera Cavalli Verona lo utilizzerò. La patente, app che eliminerò appena passerò il test. Ho documenti, che la utilizzavo appunto per la maturità, anche questa la devo far fuori. Poi ho Razzle, che la utilizzavo forse in quarantena così, ma boh. Poi ho questa applicazione che serve per appunto comprare abbigliamento sportivo, cose così. E c'è anche il reparto equitazione, solo che mi hanno detto molte mie amiche che le cose arrivano molto in ritardo. Quindi, boh, io non l'ho mai provata. Se voi l'avete provata, fatemelo sapere. Poi ho Snapchat, che non uso. Poi, vabbè, Instagram TV, che non la uso. Trainline, che la utilizzo sempre se devo viaggiare e prendere il treno. La utilizzo sempre perché ti mette tutti i treni. Quindi non ti mette solo, ad esempio, Freccia Rossa o Italo, ma te li mette tutti, puoi vedere tutti i prezzi. Secondo me è una buona app se dovete acquistare i biglietti del treno, quindi utilizzatela. Meet, che, vabbè, utilizzavo sempre per la scuola. Potrei anche eliminarla. Ho Taxi Milano, che mai usata, in realtà l'ho sempre chiamata. Questa applicazione qua identifica, mi serviva per fare lo speed. Poi Wind, ma mai utilizzata, cioè non so perché io ho delle app che non utilizzo. Zoom, perché mi serviva per fare il talk dell'università e quindi l'ho dovuta scaricare sul telefono. Anche questa la potrò eliminare. Poi ho l'oroscopo, che in realtà, boh, a volte quando non ho nulla da fare me la ricordo, la utilizzo. Questa applicazione qua, che non so come si dica, però la vedete, che è l'applicazione che serve per fare quelle foto nelle schermate che vi ho già fatto vedere. App Taxi, che sempre scaricata, mai utilizzata. Fise Sport, io l'ho scaricata, però io non riesco ad entrare. Non so se voi riuscite ad entrare, se riuscite ad entrare fatemelo sapere perché io non riesco ad entrare. Non so perché, boh. Poi in Stories, che è un'altra applicazione per fare le storie così. Yuka, che è un'applicazione che ho scoperto così, proprio dal nulla, che praticamente ti valuta i prodotti. Ad esempio, se tu vai al supermercato e vedi, che ne so, un pacchetto di biscotti, fai la foto al codice a barre e ti dice se è un prodotto valido o scadente. L'avrò utilizzata 3 volte, però, boh, carina. Ho Elbitz per i monopattini. Photomat, che ho utilizzato l'ultima volta, non mi ricordo per cosa, però posso eliminare anche questa. E poi ho un altro giochino che ha scaricato Gabri. E basta, in realtà, questo è il mio telefono. Ormai il mio telefono ce l'ho da circa 2 anni. Quella funziona ancora, è ancora semi intatto. E io spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle applicazioni utili che potete consigliarmi, scrivetemele qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, che spero di portarvelo non in questo ambiente, perché io domani parto. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video.